Maria Filomena Magli, siamo nel cuore del Parco delle Dune Costiere, da te rappresentato nella giunta, naturalmente. Ricordiamo, a beneficio di chi non lo sappia, il Parco delle Dune Costiere è un ente che è gestito da tre enti, quindi da due comuni e dalla regione, dalla provincia di Brindisi, quindi il comune di Ustuni e il comune di Fasano. Abbiamo deciso di venire ad incontrarti, Maria Filomena, proprio per parlare dello stato dei luoghi, di quello che tra poco sarà un punto di riferimento e che lo è 365 giorni all'anno. Riferimento per il turismo sostenibile della Regione Puglia. Molte volte è stato detto nei giorni scorsi alla BIT: turismo sostenibile, turismo sostenibile. Partiamo intanto da quelle che sono insomma, le cose che si vedono oggi, dopo possiamo dire quasi 2 anni e mezzo di stallo in questo parco. Con l'approvazione del bilancio nei prossimi giorni si potrà ricominciare a renderlo vivo, non fruibile perché fruibile lo è già, ma vivo. Che altro operativo, perché il parco è vivo. Da quando noi siamo entrati in giunta, ormai sono 2 anni, abbiamo trascorso un anno e mezzo di patemi, perché non è stato facile con il blocco totale dell'ente. Non c'era il bilancio approvato, non c'era neanche l'idea di quello che potesse essere il prosieguo. Ora, per fortuna, dopo tanti anche incontri che noi abbiamo fatto, anche tante giunte, noi possiamo dire da oggi sono stati trasmessi tutti i pareri delle pratiche, per cui i lidi sono pronti a riaprire i lavori e quindi essere pronti a lavorare per la stagione estiva. E questo già rispetto agli anni passati è una cosa abbastanza positiva. L'altra cosa positiva, noi siamo reduci dalla BIT di Milano domenica, dove abbiamo presentato il progetto Tetide, che non è altro che una rete vera dei parchi pugliesi. Intanto siamo 7 parchi che abbiamo aderito a questa rete, nata da un'idea del presidente di Torre Guaceto, ma che noi come Parco delle Dune Costiere abbiamo subito sposato, tant'è che sono stata al suo fianco dal primo momento in cui abbiamo iniziato a scrivere e a fare. Siamo arrivati a presentarlo alla BIT con grande soddisfazione anche della regione che è al nostro fianco, per cui il nostro è un modo di vedere il futuro, di andare oltre quelle che sono diciamo il turismo spicciolo, perché questo è un turismo non diciamo d'élite, ma qui ci vengono le persone che veramente amano la natura, che la rispettano, e quindi ci deve essere una rete. Non soltanto tra i parchi, e quindi la facilità di lavorare insieme, anche perché noi come parchi regionali sapete benissimo che il nostro budget è minimo, non abbiamo grandi risorse se non con i progetti. E noi, ripeto, torniamo da 2 anni in cui i progetti erano i progetti degli anni passati, che piano piano si stanno portando a termine. Diciamo che la nostra è una giunta molto unita, con degli obiettivi ben precisi, e lavoriamo obiettivo per obiettivo, li stiamo raggiungendo. Quindi piano piano noi pensiamo di poter arrivare alla fine del nostro mandato lasciando il parco nel miglior modo possibile. E la cosa che noi chiediamo è il rispetto del parco, perché il parco è fortemente antropizzato, ma perché deve essere anche così, vista la zona in cui è ubicato, ma è il rispetto delle persone che ci entrano, che ci devono entrare in punta di piedi. E quindi mi raccomando, fate come ho fatto io, normalmente lo faccio, raccolgo quello che il mare porta sulla spiaggia, lo lasciamo nei contenitori in buste trasparenti, perché almeno in questo posto l'agenzia del comune di Ostuni, che viene a raccogliere i rifiuti, lo fa in maniera sistematica. Ogni qualvolta che noi abbiamo i bidoni pieni, basta una telefonata e loro arrivano e ricominciano a lavorare. Quindi io sono positiva per quello che sarà il futuro. E niente, benvenuti nel Parco regionale delle Dune Costiere. Tra le altre cose, naturalmente, adesso che cioè, ci sarà un bilancio approvato, Maria Filomena, ci sarà anche la possibilità di far rivivere questi luoghi, naturalmente anche applicando un restyling Certo. che naturalmente per la pandemia e per, diciamo, problematiche che hanno interessato l'ente, ai quali naturalmente noi non facciamo riferimento in questa nostra intervista, bisognerà comunque risistemare e soprattutto, ecco, quello che bisognerà organizzare, che mi hai detto naturalmente,
a microfoni spenti, è una serie di giornate dedicate alla pulizia, quindi sicuramente coinvolgendo i neonati circoli di Legambiente sul nostro territorio, in particolar modo anche le associazioni. Di mettere insieme anche le associazioni di ostuni e del territorio nella cura del territorio stesso, tenendo conto che questo, ricordiamoci sempre, non è soltanto una zona protetta, quindi noi tuteliamo la natura, ma una zona anche di studi. Oggi per esempio abbiamo incontrato un sacco di volatili, abbiamo visto anche tanti animali che vivono tranquillamente in questa zona, non per niente disturbati. Noi abbiamo fatto un monitoraggio delle anguille in quest'inverno che è andato benissimo, perché voi sapete benissimo che è una zona abitata e vissuta dalle anguille che arrivano dal Mar dei Sargassi, quindi ci sono tante attività che si fanno e che si possono fare. Io l'invito che faccio a tutte le associazioni è metterci insieme e tutelare tutti insieme, scusate il ripetersi di questa parola insieme, ma che è bella, per la comunità del parco che deve rinascere, perché ricordiamo il parco non è soltanto l'area sulla costa, ma c'è tutta l'area interna con tutte le lame e tutte le attività agricole che si incontrano nel parco stesso. Perché ci sono tante aziende che credono in questo brand che è stato creato tanti anni fa e che deve continuare a vivere appunto il logo del parco, delle dune costiere e delle aziende del parco. Ultima cosa, e poi naturalmente seguiremo da vicino le attività che insomma svolgerete come parco anche con la nostra web TV, con i nostri siti internet. Si avvicina ormai, siamo nelle giornate quasi estive, quindi quello che voglio chiederti è proprio questo: ai docenti e chi ascolta questa nostra intervista, affacciatevi al Parco delle Dune, chiedete di poter venire qui a insomma vivere il parco e farlo conoscere anche ai giovani di Ostuni Fasano e della provincia di Brindisi. Questo è importante, credo. È importantissimo, e io un po' perché ne faccio parte, un po' perché comunque questi sono i luoghi del cuore da anni, non da ora. Io stessa, che sono una docente, il 12 maggio porto le classi mie di prima elementare in questa zona meravigliosa, perché devono imparare a proteggerla e a custodirla i futuri cittadini di un domani.